Ora vediamo come si rappresenta nel piano PV la seconda legge dei gas, quindi l'isocora a volume costante, quindi iso V, stesso volume. Già sappiamo rappresentarla nell'altro grafico che conosciamo, dove riportiamo la temperatura in ascisse e in ascissa e la pressione in ordinata, perché la temperatura è la causa e l'aumento di pressione o la diminuzione di pressione è l'effetto. Esprimendo la temperatura in Kelvin, quindi qua c'è 0 Kelvin, la pressione del gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta in Kelvin. Immaginiamo di partire con il gas in un certo stato A, che vuol dire che ha una certa temperatura e una certa pressione e anche un certo volume che poi rimane costante. Immaginiamo di scaldare questo gas, quindi aumenta la temperatura, aumenta anche proporzionalmente la pressione del gas. Raffreddiamo invece il gas, allora abbiamo una diminuzione di temperatura, qui colorata in blu, l'aumento di temperatura in rosso, e di conseguenza abbiamo una diminuzione di pressione del gas. Le moli naturalmente le manteniamo sempre costanti, cioè dentro il contenitore non cambiamo la quantità di gas. Ora vediamo un grafico alternativo a questo, perché questo è nel piano pressione-temperatura. Invece noi vogliamo rappresentare la trasformazione isocora nel piano PV, che è il piano dove si rappresentano tutte le trasformazioni dei gas. Dunque il nostro stato A si trova in un punto qua del piano di Clapeyron PV. È un punto nel quale questo è il volume iniziale VA, questa è la sua pressione, la pressione del gas PA, e la temperatura è rappresentata dal ramo di iperbole, quindi dall'isoterma che passa per il punto A. E quindi la temperatura in tutti questi punti del ramo di iperbole è TA, la temperatura del gas in questo stato A. Dal punto di vista concreto, operativo, vuol dire che il cilindro con il gas è di nuovo disposto in orizzontale e il volume a disposizione del gas, dell'aria, è quello che va da 0 fino a VA, quindi questo è il volume del gas. E qui c'è la solita scala, per esempio, graduata per esempio in millilitri, che ci dice 100 millilitri VA. Inoltre abbiamo come sempre il termometro e il manometro a misurare temperatura e pressione del gas. Ora immaginiamo di riscaldare, come abbiamo detto prima, di riscaldare questo gas con una fiamma qua sotto, quindi il gas si riscalda. Però il volume non può cambiare perché stiamo facendo una trasformazione con il pistone bloccato a volume costante. Allora le particelle si agitano sempre di più perché si riscaldano e gli urti diventano più violenti, più frequenti e aumenta la pressione all'interno. L'aumento di pressione a parità però di volume costante, significa che lo stato che rappresenta il gas nel piano PV si sposta verso l'alto, da A verso B. Infatti vediamo che il nuovo stato B ha lo stesso volume di A, perché appunto il volume è rappresentato sull'asse orizzontale e quindi A e B hanno lo stesso volume, che è questo. Però la pressione di B è aumentata, perché si è passati da, facciamo finta, un'atmosfera a, per esempio, un'atmosfera e mezza. E vediamo che questo aumento di pressione da PA a PB è stato la conseguenza di un aumento di temperatura. Anche qui si vedeva che l'aumento di pressione era la conseguenza di questo aumento di temperatura. Si vede anche nel piano PV, perché l'aumento di pressione è conseguenza del fatto che il gas si trovava prima alla temperatura TA, perché si trovava nello stato A su questo ramo di iperbole. Adesso invece il gas si trova su un altro ramo di iperbole più alto, a temperatura TB. Quindi c'è stato un salto di temperatura da un'iperbole a un'altra più alta, più calda. Dunque la causa è l'innalzamento di temperatura da un'iperbole all'altra, l'effetto è l'aumento della pressione. Questa trasformazione si chiama riscaldamento isocoro. Isocoro perché il volume non cambia e riscaldamento perché la temperatura è aumentata. Un aumento di temperatura, un salto quindi da un isoterma all'altra, ha causato un aumento della pressione del gas. Noi però possiamo anche raffreddare il gas, come abbiamo detto prima, anziché accendere una fiamma qua sotto, per esempio mettiamo il cilindro con il gas all'interno di un ambiente freddo, qui rappresentato da questo disegno azzurro, una specie di congelatore, diciamo. Allora, raffreddandosi, le particelle si agitano di meno, gli urti sono meno frequenti, meno violenti, diminuisce la pressione.
qui la diminuzione di pressione era rappresentata sull'asse verticale e qua anche vediamo che la pressione diminuisce da PA a PB'. Il volume rimane costante. Vediamo anche che la causa è stata la diminuzione di temperatura, che qui è rappresentata dal salto termico che c'è passando da questa isoterma a quest'altro ramo di iperbole che rappresenta una isoterma più fredda, TB'. Quindi abbiamo una diminuzione di temperatura, un salto di isoterma verso il basso che causa una diminuzione di pressione. Questa trasformazione AB' si chiama raffreddamento isocoro. AB era un riscaldamento perché la temperatura aumentava da un isoterma a una più alta. AB' è un raffreddamento perché la temperatura diminuisce da una isoterma a un'altra più bassa.